Buongiorno e bentornati sul mio canale. Quello che vado a registrare oggi è un video di risposta a quello che ha fatto Lavinia, ossia sulle serie infinite. Lavinia del canale di Coffee and Bucolic. Non riuscirò mai a dirlo, comunque va bene. Allora, è stato difficilissimo fare un resoconto delle mie serie infinite perché ho scoperto di avere un problema, ossia che io quando li trovo, specialmente usati, li compro e poi sia inconsapevolmente che consapevolmente, quindi che so che sono serie, e poi le lascio lì perché non riesco a leggere purtroppo tutta una serie insieme. Io comunque devo spezzare con due libri, poi magari mi si accavallano altre letture e quindi rimangono tutte in sospeso. Quindi preparate popcorn perché è una lista un po' lunga. Allora, io l'ho divise in inconsapevoli, ossia che non sapevo che facevano parte di una trilogia, tetralogia, insomma quello che è, anche duologia. Consapevoli, nel senso che l'ho comprata e rea consapevole che erano, facevano parte di una saga. E le serie finite, almeno mi risollevo un po' il morale. Dunque, se quelle due sono una pagina, le serie finite sono mezza pagina. Comunque. Allora, per la serie inconsapevoli abbiamo Asimov. Allora, io di Asimov volevo leggere il ciclo delle fondazioni, però ho comprato Fondazione Terra, ho scoperto che era una trilogia e quindi sto cercando di recuperarla con i miei tempi, naturalmente, perché i mercatini non è che trovo subito tutto quanto, no. E poi ho scoperto che c'era un prequel e c'era anche un sequel, tutte e due trilogie, e quindi sto recuperando. In più, per sbaglio, ho comprato Paria dei Cieli, che ho scoperto essere parte di un'altra trilogia, e quindi sto recuperando anche quella in modo per avere un quadro completo. Poi Niceville, allora, ho comprato il primo che ho trovato usato, convinta che fosse uno, invece ho scoperto poi che sono usciti tre. Poi Angelica e la Marchesa degli Angeli di Golon, una cosa del genere. E ho comprato il terzo, che è tipo l'undicesimo perché sono una montagna, e quando mi sono resa conto di quello che ho fatto ho dato via quelli lì e mi sono preso il primo, almeno a leggere il primo, perché mi intrigava comunque come storia. Poi sulla scia di L'isola della paura di Dennis Lehan, mi piace molto come scrive, sapevo che c'era una pentalogia, mi pare che è. Sono vari titoli di due poliziotti, credo un maschio e una femmina. Quindi ho comprato Buio, prendimi per mano, e ho scoperto che era il secondo, dopo averlo comprato, io e i miei acquisti compulsivi. Poi di Vernon Cornwell c'ho L'arciere di Azincourt, ma ho saputo che fa parte, credo, di una trilogia, che però non sono riuscita a trovare la trilogia da nessuna parte, quindi se voi sapete qualcosa magari me la scrivete là sotto, o recupererò anche quella. Con calma, non è che domani esco e ho mutuo. Poi ho 7 anni nel Tibet, che mi piaceva molto leggere, di Henrik Harris, e ho scoperto che c'è anche il ritorno al Tibet, come volessi dimostrare. Poi di Michael Dobbs, House of Cards, mamma mia, non ho avuto tempo di guardare la serie TV, che mi pensavo, insomma, con Kevin Spacey, quindi mi piaceva vederla, ecco, però non ho avuto mai tempo, come sempre, e quindi ho preso il libro, dico intanto mi leggo di che tratta. Solo che siamo arrivati alla terza stagione, quindi di conseguenza sicuramente tre libri, perché ne ho visto uno con la copertina nera in libreria, quindi credo che sia il secondo o già il terzo, quindi anche quella, pensavo che era un libro solo, invece fregata. Poi di Catherine Dunne, La metà di niente, libro che ho adorato e con la quale ho scoperto l'autrice, ho scoperto che c'è anche il seguito, L'amore o quasi. L'ho scoperto grazie a Munch, perché andandomene a guardare e quindi ho scoperto. Poi della Newton Compton avevo visto quei libri che mettevano tipo due libri insieme, tre libri, tutta la trilogia insieme a poco prezzo, e avevo trovato Il club dello shopping e shopping mania di Carmen Reid. Purtroppo ho visto che c'è anche il terzo, Shopping con le amiche. Poi Anne Rice, L'ora delle streghe, ho letto quel bel mattonazzo da 900 pagine, pensavo che fosse conclusa lì, perché che altro ci potevi scrivere? No, c'è il demone incarnato e Talthos il ritorno. Sto cercando anche quelli di recuperarli. Cosa scena. Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, una cosa del genere. Ho scoperto che fa parte di vari libri, quindi non so neanche quali sono i titoli, perché ancora non ci sono andata a controllare. Ho visto che fa parte di più libri, una saga di più libri, e quindi adesso mi leggo quello e poi vedremo. Poi di Zaffon ho Le luci di settembre, so che fa parte di una trilogia, che però al momento non mi ricordo.
E quindi anche quello abbiamo una serie infinita. L'apprendista delle fiandre di Dorothy Dannett, ho scoperto che fa parte della saga di Niccolò, e quindi ci sono diversi volumi di questa saga. Io non so se quello che ho preso li racchiude tutti o se è solo il primo, perché non sono riuscito a trovare da nessuna parte l'apprendista delle fiandre proprio come libro, per vedere anche più o meno i commenti, queste cose qua. E quindi in una bancarella avevo trovato I tuoi occhi viola di Woodworth. Sono venuta poi a sapere che c'è anche il secondo, che dovrebbe essere Il killer dei ricami, una cosa del genere. Poi Clive Barker, naturalmente. In una bancarella a un euro ho trovato Sudario e Infernalia. L'ho acquistati senza sapere che erano racconti, e poi insomma il primo e il terzo. Mi manca Ectoplasma, mi pare, il secondo. Al mercatino dell'usato ho trovato Libro di sangue numero 2. Sapete dirmi cos'è? Non lo so, perché non sono riuscita a trovare da nessuna parte un libro con scritto Libro di sangue numero 2, non sono riuscita a risalire a nulla. Comunque, poi vedrò, farò qualche altra ricerca un pochino più mirata. Poi, L'ombra del leone di Steve Barry, comprato perché è ambientata a Venezia, a me piacciono i libri ambientati a Venezia, e quindi l'ho comprato. Però ho scoperto che fa parte di una saga con l'investigatore Cotton Malone. Poi di Michael Connelly, naturalmente, Il poeta, il ragno e musica dura. Mentre Il poeta è a sé, mi pare di ricordare, Il ragno e musica dura sono con l'investigatore Harry Bosch. E quindi anche quello l'ho lasciata così perché non mi piaceva particolarmente. Poi di Jane Wolfe ho La saga del torturatore di Severian. Anche quello è una pentalogia, ma cioè i primi quattro. Pure lì avevo comprato il secondo, non lo sapevo, l'ho letto tutto e poi ho scoperto che era il secondo. Comunque mi manca il quinto perché non riesco più a trovarlo nell'edizione che avevo, quindi pace, rimarrà così. Poi, Gli inganni di Loclamora di Scott Lynch. Grazie a Eleonora del canale di Miss Tortellino ho saputo che è uscito il secondo, ma il terzo non uscirà mai tradotto in italiano, quindi io che non leggo in lingua non la finirò mai. Perfetto. Poi, di Donato Carrisi ho letto Ipotesi del male, perché l'ho trovata al mercatino, me lo sono letto, mi è piaciuto tantissimo, però ho scoperto che era il secondo, la seconda parte del suggeritore, quindi è rimasto incompleto anche quello. Poi di Mark Levy, uno dei miei autori preferiti, ho letto Se potessi tornare indietro, mi ero arrabbiata tantissimo perché c'era il finale sospeso. In realtà ho scoperto in questi giorni che è uscito il nuovo libro di Mark Levy con il continuo della storia, quindi anche quella sarà da finire. Ora, un classico, I tre moschettieri di Dumas. Io ho I tre moschettieri, romanzo comunque singolo, e Il visconte di Bragelonne. Non sapevo che era vent'anni dopo dei tre moschettieri, l'ho scoperto dopo, e quindi ho questo visconte così e ho letto solo I tre moschettieri, che tra l'altro lì è uscito il mio amore per Dumas. Comunque sia, ho letto solo I tre moschettieri e 20 anni dopo lo dovrò recuperare, non lo trovo da nessuna parte 20 anni dopo singolo. Poi in questo momento sto leggendo Piaceri divini di Cary Greenwood e ho scoperto che fa parte di una serie, e non si sa se neanche se è il secondo o il terzo, non si sa nulla. Comunque so solo che fa parte di una serie. Questi erano quelli infiniti, adesso passiamo a quelli consapevoli. Cosa vergognosa. Allora, consapevole, Cioccolà di Jean Harris, sapevo che c'era anche Scarpette rosse, che era il secondo, ma non sapevo che c'era anche il terzo, Il giardino delle pesche e delle rose. Questo me l'ha detto Lavinia, perché ho guardato il suo video, da cui ho deciso di farne questo, e quindi sono venuta a sapere. Ora, se già Scarpette rosse non sapevo se comprarlo, Il giardino delle pesche non lo so, mo vedremo. Insomma, sarei tentata, perché almeno finisco la trilogia, però non sopporto di tenerle così, anche me vanno alla lunga, però le devo finire, prima o poi le voglio finire. Poi Silvia Day, A nudo per te, The Crossfire Trilogy, il numero 1. Ho preso il numero 1 perché voglio vedere com'è, e poi in caso prenderò gli altri. Guida galattica per autostoppisti. So che è una pentologia, questo lo so, sono consapevole, però ho preso il primo per vedere come scrive l'autore. Poi I discepoli del fuoco di Colitto. Da Muccio ho preso il secondo, mi manca Il cuore di ferro e Il gioco dell'angelo, perché è una trilogia, ma chissà quando lo troverò, perché non lo riesco più a trovare. Harry Potter, sono anche una di quelle che non ha letto Harry Potter. Ho letto il primo svariati anni fa, penso quando uscì, perché l'ho letto in copertina rigida, quindi non c'era ancora neanche tipo l'edizione economica, quindi l'ho letto lì,
però non mi aveva detto niente. Sì, carino, però niente di che. Mi pare che l'ho letto prima del film, una cosa proprio per vedere il film me l'ero letta, una cosa del genere. Quindi avevo deciso di non comprarli. Adesso invece mi piacerebbe tanto farli leggere a Sofia, quando naturalmente sarà un pochino più grandicella, e quindi sto cercando di recuperare, ma l'edizione con la traduzione vecchia mi piacerebbe fargli leggere, perché quella nuova l'ho letto, ho letto sempre La pietra filosofale con l'edizione con la traduzione nuova, ma non mi ci sono trovata. Sono un po' tradizionalista per queste cose. So che la traduzione nuova è quella più giusta, però a me non piace e quindi cerco di recuperarla in quella vecchia. Poi magari a Sofia piacerà quella nuova e quindi se ne recupererà da soli, è pace. Poi, però li voglio leggere Harry Potter, prima o poi leggerò, sono ferma al quarto, al calice di fuoco. Poi, Titanfall, La caduta dei giganti e L'inverno del mondo, mi manca il terzo, I giorni dell'eternità. Però il prezzo è un po' proibitivo per adesso, quindi aspetterò un po'. Poi, non sapevo di Miller che Tropico del Cancro faceva parte di una duologia, quindi dovevo recuperare anche il gemello, quindi Tropico del Capricorno, non lo sapevo, capra. Poi, di Carrie Greenwood ancora, Cioè morte di un marito, però so che è il secondo, l'ho comprato consapevolmente per leggerlo, perché voglio vedere. Di Bernard Cornwell, consapevolmente ho comprato, mi sono fatta mandare da Much Il Re d'Inverno, che fa parte di una pentalogia, credo, di 4 o 5 volumi è composta la serie, e la serie di Excalibur, e lì mi sono fatta mandare il primo per vedere, perché mi intrigava un po' Excalibur, mi è sempre piaciuto e quindi volevo vedere, però il primo. Naturalmente, come non citare Martin, sono rimasta ferma al terzo libro, devo iniziare ancora il terzo libro, ce l'ho io quelli divisi e quindi devo iniziare quelli, sebbene sia uscita il quinto libro, la quinta stagione, no, ancora non mi decido, piano piano ce la posso fare. Poi, Zia Mame, ho comprato Zia Mame di Patrick Dennis, Zia Mam, e so che c'è anche Intorno al mondo con Zia Mam, e piano piano lo recupererò. Poi, di Menkel, c'ho Delitto di mezz'estate, e dovrebbe essere il secondo, se non il quinto, credo, di una serie con un detective, che adesso non mi ricordo il nome. Comunque sia, pure quello l'ho preso per vedere come scrive l'autore, mi piacerebbe in tutta la mia vita leggere una cosa di ogni autore, e quindi ecco perché tante volte compro pure così a cavolo. Ah, che pazienza ragazzi, lo dico da sola. Poi di Charlotte Link ho comprato Una difficile eredità e Venti di tempesta, trovati uno al mercatino e una libreria che chiudeva, quindi con dello sconto. Mi manca Profumi perduti, ossia il secondo, e quindi questa è rimasta così, chissà quando lo recupererò. Di Agatha Raisin ho i primi tre, sono 21, però ho trovato i primi tre e quindi intanto leggiamo quelli. Di Trudy Canavan, una trilogia che mi piaceva parecchio, La corporazione dei maghi, eppure quello mi piaceva, La corporazione dei maghi, ci sono altre due, mi sono fatta mandare il primo tramite Much in modo per vedere di che tratta. Poi di Massimo Manfredi abbiamo Il mio nome è nessuno, Il giuramento, anche questo ce ne sono un'altra e due, se non mi ricordo male, penso sia una trilogia, e quella devo ancora leggerlo, il primo, mi mancano gli altri due. Poi di Glenn Duncan ho L'ultimo lupo mannaro e mi manca L'alba di Talulla e un altro, il terzo, che però non so il titolo, non me lo ricordo, e quindi però vediamo questo mi intrigava parecchio all'epoca quando lo trovai, l'ho trovato su Much e mi sono fatto mandare. Poi di Anne Rice ho la trilogia dell'erotica, però ho il secondo e il terzo, dunque io non so se tipo estasi abbandono, c'ho soltanto e mi manca Il risveglio, credo, comunque c'ho il secondo e il terzo e mi manca il primo, quindi sì. E poi parliamo di Intervista col vampiro, ragazzi, per favore. Ah, che pazienza, li sto recuperando piano piano. Poi di Zaffon, Consapevole, c'ho L'ombra del vento, Il gioco dell'angelo, mi manca Il prigioniero del cielo, che piano piano, prima o poi, alleluia, recupererò. Poi di Kristen Gear, mi sono fatta mandare su Much il primo, Red, mi manca Blu e Green. Poi di Lauren Kate ho letto Fallen e Torment, quello che sono riuscito a trovare su Much, e poi chissà se li troverò in futuro, finirò la saga, e se no, pace. Non è una cosa, cioè non è che mi preme, se mi premeva finirla magari cercavo di recuperarla in qualche maniera, ma queste sono quelle lasciate un po' così. Poi Il Templare di Jean Guillon, questa fa parte, ho scoperto, di una tetralogia, quattro, insomma quattro volumi ragazzi. Poi
Il collezionista d'ossa di Deaver, ossia la saga di Lincoln Rhyme. Ho comprato il secondo per sbaglio, non sapevo, e quindi adesso vorrei cercare di recuperare almeno quelli con Lincoln Rhyme, perché mi piace moltissimo, soprattutto come scrive Deaver, tanto di cappello, che è una cosa fantastica. Poi dice a Green Carey, ho il Dardo e la Rosa, la Tenebra e la Maschera, per scelta il Rerede, dovrebbero essere la trilogia, e ho letto solo il Dardo e la Rosa, perché ci ho messo parecchio per finirlo, che non mi ha fatto impazzire, e quindi l'ho lasciata un po' così, però penso di riprenderla, mamma mia. Poi, Scusa ma ti chiamo amore, ho letto quello, ma non ho ancora letto Scusa ma ti voglio sposare. Ecco, devo recuperare, però la voglio finire. Poi, ho letto Jurassic Park, ma mi manca Il mondo perduto, che ce l'ho però non l'ho letto. E poi concludiamo, quelle consapevoli, la trilogia Millennium, perché ce l'ho, che l'ho trovata a un prezzo irrisorio al mercatino, me la sono comprata tutta, però è ancora lì. E adesso però, serie, si legge? Serie finite, adesso vi rifaccio un po'. Allora, ho finito 3 metri sopra il cielo e Ho voglia di te, sono riuscita a leggere tutte e due. La trilogia di Hunger Games l'ho finita. Bridget Jones li ho letti tutti e tre, quindi Diario di Bridget Jones, Che pasticcio Bridget Jones e Un amore di ragazzo, me l'hanno regalato, quindi ho finito anche quello. I pilastri della terra ho letto e anche Il continuo mondo senza fine, ma ho scoperto da un'intervista rilasciata da Ken Follett che nel 2017 uscirà il terzo volume che concluderà quindi la trilogia dei pilastri della terra, e io non vedo l'ora, mamma mia, questo so fuori di me. Poi ho letto la trilogia di Manfredi di Alexandros e mi è piaciuta da Dio, proprio bellissima. Poi ho finito tutti i Robin Langdon di Dan Brown, quindi sono a pari con Dan Brown, e la trilogia della Biblioteca dei Morti di Glenn Cooper, quindi anche quella sono a paro. La trilogia di 50 sfumature di grigio l'ho letta, e di Sophie Kinsella pure quella con I Love Shopping a Hollywood, ho chiuso tutta quanta la saga di per adesso di Becky. E poi ho finito la trilogia di Cuore d'inchiostro e sto leggendo Il Cavaliere inesistente, e quindi anche sto chiudendo anche quella di Calvino. Sì, lo so, non state sognando, sono un abito diverso, non avete problemi alla vista, ma è semplicemente perché è il giorno dopo e non sono riuscita a finire il video tutto in un giorno. Perché ieri, andando da mamma, che ho dei libri anche là, mi sono ricordata di aver finito anche la saga di Twilight, quindi anche quella è da annoverare nelle saghe finite, voglio dirte, una in più mi fa punteggio, no? E poi comunque sia, ho anche in sospeso quella di Wilbur Smith, ossia dei Cartney Navigatori, quindi Uccelli da preda, Monsone e Orizzonte. Ho letto i primi due, mi manca da leggere Orizzonte, che però sono riuscita a recuperare, che a quanto pare è introvabile, però l'ho trovato. E poi Il Paradiso degli Orchi, quindi la saga del signor Molossien. E ho letto il primo, però poi non l'ho continuata perché non mi piaceva il genere. Mi è piaciuto molto soltanto La Passione secondo Therese, che però non so se fa parte di quella saga lì. Comunque quello mi è piaciuto molto, Il Paradiso degli Orchi no. E poi infine Terry Pratchett, ho 2-3 titoli che ho letto sparsi. Ho iniziato col Tristo Mietitore, poi ho scoperto che comunque c'erano 2 o 3 che facevano parte del Tristo Mietitore, ma non l'ho presi. Poi ho provato con Strega all'estero, mi è piaciuta molto la storia, ma non mi ha convinto fino in fondo. E poi infine con L'Arte della Magia, che però non mi è piaciuto per niente. Quindi secondo me, io credo che sia alla fine un problema di traduzioni, perché comunque l'umorismo che è riportato, la traduzione in italiano, secondo me non rende come con la traduzione in inglese. Cioè, ho scoperto l'acqua calda, perché comunque siano leggendo in lingua io non me ne posso rendere conto magari com'era lo slang scritto in quella parte di libro. Sono intelligente, eh? Comunque queste sono le mie serie finite e infinite, e mo stavolta davvero ho finito. Quindi un bacio e alla prossima.